Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia piumino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 10 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, latte, zucchero, lievito di birra, sale, burro, uovo, scamorza tagliata a listarelle. Per spennellare uovo, latte e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito di birra. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina e il burro, l'uovo e il sale e facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamola con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Stendiamo leggermente con il martarello, dando una forma rettangolare. Trasferiamo l'impasto su una teglia. Pratichiamo adesso dei tagli nell'impasto. Adesso, una volta aver praticato i tagli sia in verticale che in orizzontale, metteremo all'interno il formaggio. Lasciamo lievitare per 1 ora in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la focaccia e abbiamo miscelato un uovo con 2 cucchiai di latte e un pizzico di sale. Adesso lo andremo a spennellare su tutta la superficie. Adesso andremo a cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. La focaccia piumino è pronta, lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia piumino. Grazie e alla prossima ricetta!